Un buongiorno a tutti, ben ritrovati, video bonus del corso di HTML, andiamo a vedere i form e tutti i vari input, i bottoni e quant'altro. Perché? Perché nella, nella documentazione di Developer Mozilla che ho seguito non c'era niente che parlava dei form. Allora, cominciamo subito, che cosa sono i form? I form non sono altro che dei moduli, potrebbero essere moduli di contatto, raccolta newsletter. Uh, potrebbero essere dei moduli da compilare per iscriversi a un sito, per iscriversi a un'applicazione, dovremmo poter inserire dei dati anagrafici magari, pensate se siamo su roba governativa, questo è un esempio di modulo che, che ho fatto, adesso lo andiamo a vedere, quindi i form ci servono per acquisire dei dati da parte dell'utente. Uh, allora cominciamo subito, io commento un attimo questo. Perché voglio eh, farvi vedere insomma pian piano. Allora l'elemento form è questo. Questo nella sua forma più pura. L'elemento form serve a mh, come possiamo dire contenere tutti quelli che saranno i vari input, i vari campi che ci servono per raccogliere i dati necessari. Quindi form è fondamentale perché poi noi, intanto vi faccio vedere già qua i vari attributi, li andiamo a collegare appunto due attributi importantissimi: action. Ovvero andiamo a dire eh, qual è la pagina a cui rimandiamo i dati, quindi qual è la pagina che si occuperà di gestire questi dati, salvarli eccetera. Quindi in questo caso noi facciamo finta di avere un form per l'inserimento: chiamiamolo inserimento dati.php, php non ve l'ho spiegato, prendetela buona com'è. Quindi questa è la pagina eh, lato server che si occuperà di prendere questi dati, salvarli sul, sul database, generare l'account. O quello che, che dovrebbe fare. Dopodiché abbiamo il method, il method è un altro importante uh, attributo che serve per indicare, vedete, get o post. Serve per indicare il modo in cui passiamo i dati. Se i dati li passiamo in get, uh, I dati che noi passiamo li troveremo tipo così. Per esempio, id uguale, ci sarà qualcosa. Magari abbiamo nome, quindi facciamo and nome uguale Edoardo insomma l'avete visti, dei, dei link così si vedono di tanto in tanto degli url e, e quindi questo è tramite get get vuol dire che noi facciamo una richiesta http dove i dati sono visibili quindi chiunque potrebbe eh, prendere questo url e estrapolare i dati quindi questo sarebbe get mentre invece post stiamo facendo stiamo facendo una richiesta http post ovvero nascondiamo i dati quindi nessuno è in grado di, di prenderli. Allora, abbiamo il nostro form. Adesso dobbiamo cominciare a inserire quelli che sono dei campi per, um, per poter appunto prendere i dati in entrata degli utenti che ci interessano. Quindi, io vi riapro tutta questa pappardella che ho scritto, e la andiamo a analizzare insieme e analizzeremo man mano ciò che vi voglio spiegare. Quindi cominciamo con gli input, le label, cominciamo con gli input e le label. Allora, un input è questo input type text noi salviamo bam andiamo a vedere e questo è il nostro input lo vedete è un piccolo campo in cui possiamo scrivere del testo versione fatemi magari aprire così ok questa è la versione più uh, pura di un campo input mentre invece la label altro non è che questa si potrebbe fare in 600 modi ma abbiamo la fortuna di Poterla attaccare direttamente, quindi ne facciamo una bellissima label for andiamo a mettere il name del campo che non ho ancora messo. In questo caso facciamo prova, andiamo così. qua scriviamo prova e qua andiamo a mettere un name uguale prova. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo un input e abbiamo detto, scusatemi, è type text, è un input di tipo testo. Poi analizzeremo queste cose qui il cui nome, quindi il nome che noi utilizziamo per poterlo trovare tra i vari input nel form, è prova. Abbiamo creato una label e abbiamo detto che questa label va agganciata all'input di nome prova. Abbiamo scritto che vabbè, facciamo chiamiamo titolo diverso se non c'è troppo prova, input di esempio. Ok? Quindi questa è la nostra label e questo è il nostro input, salviamo. Andiamo a vedere, vedete input ad esempio, ce lo mette qua. Potremmo metterlo anche di qua. Io l'ho messo qua sopra utilizzando CSS. Più avanti lo vedremo col CSS. Quindi questo è semplicemente un input e la label. Che cos'è una select? Una select è questa. La copio direttamente da qua. Almeno ci risparmiamo. Non voglio farvi vedere tutto il codice qua dentro perché c'è tanta roba e lo analizziamo dopo. Adesso voglio prendere pezzo per pezzo e mostrarvelo. Quindi. Vedete qui? Questa è la, nostra, eh, è la nostra. select. Io ho messo dei dati adesso li andiamo ad analizzare. Quindi posso lasciare qua a vuoto, oppure posso selezionare tre province. Abbiamo qua la select col name. Il name è sempre importante per trovarlo. Poi quando passiamo i dati. Quindi dovete sempre avere un name per il vostro campo, oltre al fatto che è utile per la label. E qua abbiamo delle option. Quindi sono la Select ci dà delle opzioni. Questo è il valore? Allora, in realtà noi potremmo averlo così, e andrebbe bene lo stesso, quindi abbiamo messo i tre valori che vogliamo che l'utente possa selezionare, ovvero valore Mi, che sta per Milano, e qua potremmo mettere o Mi, oppure possiamo scrivere Milano, quindi il valore non deve essere per forza uguale al, al testo che vediamo, ok? Questo serve all'utente, questo serve a noi. In questo caso la provincia di solito non si mette il nome per intero, si mette solo la sigla. Che cosa ho fatto qua invece? Qua invece ho messo una cosa aggiuntiva, molto spesso voi vedete che eh, c'è la possibilità di selezionare prima di, se prima di scegliere. Se io faccio così e tolgo seleziona, vedete che già mi seleziona Milano. Quindi una cosa che si vede spesso è, prima c'è il campo vuoto da selezionare, vedete così, seleziona e poi c'è i campi che ci interessano. Come facciamo a fare questo seleziona? Semplicemente scriviamo seleziona e mettiamo un valore vuoto. Quindi se noi teniamo premuto seleziona, in realtà quando poi... Uh, manderemo i dati del form risulterà come nessun valore selezionato e questo è importante perché è utile per, per l'utente perché sennò se lo trova già selezionato e potrebbe non capire poi abbiamo la text area ah giusto multiple semplicemente facendo multiple qua andiamo a far cosa a poter selezionare con control più cose è una piccola cosa che volevo dirvi subito quindi ecco come fare una select multipla Andiamo avanti con una text area. Una text area differisce, dal, differisce dall'input, perché l'input di solito abbiamo poco testo. In una text area, come potete vedere, potendola allargare, potremmo scrivere veramente vagonate di roba. E potremmo anche mettere um, codice formattato se stiamo scrivendo. Se vogliamo mandare del codice, facciamo finta che questo sia un, un form di contatto per scrivere a me. Se dicevo del codice che non funziona, te, te lo invio. Quindi, voi mi mandate il codice, il codice resta formattato così, perché io ovviamente metterei dietro del, del codice che mi permette di leggerlo bello formattato, quindi mi arriva qual è il problema? Io me lo guardo e poi vi rispondo. Questa potrebbe essere un'idea. E una text area è molto meglio che mettere tutto il codice letteralmente qua dentro. Sarebbe un massacro. Con la text area. Possiamo vedere tanto testo e anche formattato. Quindi, facciamo così. Torniamo da noi e andiamo a vedere il button. Vabbè, il bottone credo sia abbastanza esplicativo. Button, type button, facciamo così e mettiamo un ciao. Perfetto, abbiamo un bottone ciao, si capisce? Si capisce, questi sono i bottoni. Dunque, parliamo di field set e legend. Per fare questo, uso il form che ho già creato. Questo è il field set. Il fail set altro non è. Che un wrapper, un container. Vedete che io qua ho il fail set e dentro c'è tutta questa roba. E tra cui c'è la legend. Il fail set è un contenitore che dice: Voglio racchiudere dei campi qua dentro perché hanno un certo significato. E mettiamo una legend, quindi mettiamo una legenda e scriviamo il titolo. Mettendo fail set e legend, ve lo faccio vedere qua a vuoto. Mettiamo field set e poi mettiamo legend. Facendo così, eh, noi stiamo creando, adesso ce lo fa vedere, un bellissimo wrapper. Vedete, intitolato Prova. Ed è molto comodo, perché se noi abbiamo, come vedete, più dati da raccogliere, in questo caso abbiamo dati anagrafici e dati secondari. Magari noi vogliamo dividere non tanto per noi ma per l'utente. Ricordate che tutto quello che noi facciamo lo facciamo per l'utente affinché possa usare al meglio la nostra applicazione, il nostro sito. Quindi ho fatto un fieldset e ho messo la legend datena anagrafici. Provare per credere, provate a farlo voi, ma soprattutto fieldset legend datena anagrafici e qua dentro ci ho messo tutti i campi che mi servono. Arriviamo invece a datalist. Datalist prendo questo che l'ho già fatto altrimenti ci avrei messo un po' tantino, la datalist possiamo definirla come un suggerimento a un input, quindi noi abbiamo un input a cui diamo, eh, associamo una lista, ovvero una datalist, e questa lista si chiama nomi, fa riferimento all'id, quindi la cosa importante è avere una datalist con un id, questo id va messo dentro attributo list. Ok, qua va imparata a memoria, non, non, ho, non ho un modo per farvelo ricordare o spiegarlo, quindi c'è una datalist con un id e l'id va messo come list dell'input. Qua dentro mettiamo le option, a differenza del select possiamo non chiuderle, ok? Non serve, quindi abbiamo option e abbiamo il valore. Qual è il comportamento di questa datalist? Vedete che abbiamo un campo testo in cui possiamo scrivere tranquillamente. Ma possiamo anche prendere dei suggerimenti, quindi fatemi fare così. Tac, Luca. Quindi ho preso un suggerimento. Potrebbe essere: inserisci il nome di un amico e qua ci sono i nomi più utilizzati. Potrebbe essere così. Quindi torna... può tornare comodo. Può tornare comodo in certe circostanze. E questa è la data list. Andiamo avanti e vediamo i diversi tipi di input. I diversi tipi di input sono tanti. Qua ve ne ho messi alcuni. Abbiamo il testo che abbiamo visto. Abbiamo la password. Quindi mi conviene fare un input generico. Faccio un input generico, password, perché so che non l'ho messo nel form. Input type password. E semplicemente, guardate che cosa fa di bello. Io vado qui e se scrivo mi blocca tutto. Vedete? Mi fa scrivere, ma mi censura tutto. Ottimo per scrivere le password. D'altronde l'input type è type password. Poi abbiamo... Type submit, che è quel type che diamo all'input per dire Ok, adesso mi invii il form e poi vi faccio vedere tutto. Il type reset per resettare tutti i campi. La radio di solito è il campo più semplice da vedere che vi ho messo qua sotto: è maschio o femmina. Poi ne andiamo a vedere. Le checkbox, quando magari abbiamo degli interessi, più interessi da selezionare. Il color, se dobbiamo scegliere un colore personale. Ciao, entra in chat e scegli il colore del tuo nome. Le date. Insomma, le date le mettiamo sempre, data di nascita, data di... Non l'ho neanche messa qua. Vabbè, visto che non l'ho messa, poi ve lo faccio vedere. Il campo email, quindi ci controlla se abbiamo inserito un'email corretta, dei file che vorremmo poter aggiungere e via discorrendo. Allora, vi faccio vedere un attimo il campo data, semplicemente perché qua non ce l'ho. Input type, date, vedete qua quanta roba c'è. Quanta roba c'è. Io vi ho elencato quelli più alcuni dei più conosciuti, quelli più utilizzati, o quelli che potreste aver bisogno adesso, poi ci sono sempre le documentazioni che dovete, um, che dovete leggere. Ecco, questo è il campo data, ci esce una scelta per la data. Oggi potete fare potete scegliere quello che volete, potete scrivere a mano. Non po sì, potete scrivere a mano e direi che è a posto così. Ah, novembre 2027 275.000. Ok, diciamo che sono andato un po' in là con le date. Questo è il campo data. Togliendo il campo data, andiamo a vedere nel form cosa ho messo. Non prenderemo ancora in considerazione gli attributi, ma adesso ci arriviamo. Allora, prima guardiamo qua. Abbiamo un. Vabbè, qua ho messo il titolo. Abbiamo qua un fill con legend, dati anagrafici. Abbiamo qua delle label: nome, cognome, codice fiscale, provincia di nascita e email. Questo è un campo input, eh, text. Questo è text, però non posso cliccare, vi dirò dopo perché. Questo è un altro campo di testo con un placeholder, dopo vediamo che cos'è. Questa è una select, quella che abbiamo visto prima. Questo è un campo email. Allora, campo email vuol dire che se io faccio così, invio, compila questo campo, ok, fatemi compilare questo campo. Cosa succede se io ho il campo email? Vedete, aggiunge un simbolo all'indirizzo email. Quindi se io anche dovessi aggiungere, inserisce una parte dopo. Quindi finché io non inserisco cose, mi darà errore. Poi, altro fieldset, set, dati secondari. Queste sono le checkbox. Quindi queste sono le checkbox, possibilità di ceccare, dececcare, possiamo metterne più insieme, ok. Poi abbiamo il colore preferito, selezioniamo il colore. Abbiamo la scelta di file, ok. Se mettete multiplo, potete selezionare con Ctrl più file. E dopodiché abbiamo la radio box, come potete vedere, maschio o femmina, quindi la radio box ce ne prende una o l'altra, mentre invece le checkbox, possiamo avere più checkbox per gli stessi interessi, ma non fa assolutamente differenza, possiamo selezionarne una. Come 100 Mentre invece per le radio box O è una o è l'altra Non possiamo essere maschio e femmina Contemporaneamente Abbiamo il tasto reset Facciamo così Vedete input type reset Ci cioè ha completamente tolto tutto Abbiamo il tasto invia Quindi se inviamo Cerca di inviarci i form In questo caso non abbiamo compilato Quindi ci dà errore Torniamo qua Torniamo qua E andiamo a vedere gli attributi degli input Quindi vi ho messo qua alcuni attributi Per esempio checked in questo caso se prendiamo la mia, uh, la mia checkbox. Quindi, allora vediamo un po' tutto quello che ho fatto. Qui: input type checkbox, l'ho proprio selezionato. Ho messo sempre il nome, ho messo il valore perché è importante? Perché quando poi passate il dato, non la label non serve a niente. Il nome non serve a niente. Anche se questi coincidono, non sono la stessa cosa. Perché noi quando selezioniamo una checkbox, Ok? Stiamo passando questo valore. Per quanto riguarda checked, vedete, vuol dire che è già ceccata. Infatti, quando noi apriamo questa pagina, la troviamo già ceccata. E questo è un tipo di attributo. Abbiamo disabled. E qua l'ho messo su cognome. Quindi, disabled vuol dire che non possiamo scrivere. È, è disabilitato il campo. Potrebbe essere disabilitato per varie cose, nel senso che um, stiamo compilando delle cose. Sei una persona fisica o giuridica, sono una persona fisica, quindi non devo mettere partita IVA, di conseguenza il campo viene disabilitato e non verrà poi tenuto in considerazione durante la fase di validazione del form. Abbiamo read only, read only. Vuol dire che noi il campo lo vediamo come attivo ma non possiamo scrivere, perché magari abbiamo fatto un passaggio precedente dove abbiamo salvato il nome, adesso non possiamo più cambiarlo, però ce lo vuole far vedere e ce lo vuole far leggere. Sono due cose diverse disabilitato da disabilitato, allora read only è se il campo è già pieno, ma ormai lo puoi solo leggere. Disabilitato è un campo che per quello che stiamo facendo noi non ci serve. Quindi è una cosa dinamica che succede mentre compiliamo appunto. Come vi dicevo, magari sei maschio o sei femmina, se sei maschio completi dei, dei campi, se sei femmina ne completi altri. Ok, uh, andiamo avanti. Required. Vedete tutti gli errori che ci ha dato prima sull'invio: ce li dà per, per il campo required. Ok, quindi il campo è required, quindi richiesto. Abbiamo il value che abbiamo già visto, ma adesso riguardiamo. Quindi il value è il valore effettivo del, del campo, della select o in questo caso della checkbox, piuttosto che del radio che adesso rivediamo, che dobbiamo passare poi a PHP o qualsiasi cosa utilizziamo per salvare i dati nel, nel database. Abbiamo multiple, che abbiamo usato prima, abbiamo il multiple che abbiamo usato prima, ma lo possiamo usare anche su file, come potete vedere, e ci fa selezionare più file. Abbiamo il placeholder, questo è importante, l'ho messo qua, vedete, placeholder, inserire codice fiscale. Noi andiamo a vedere... E vedete che qui c'è scritto inserire codice fiscale. Quindi il placeholder non è un valore che c'è già nel campo. Non è come scrivere value. Perché se io qua facessi nome: value, value uguale marco. C'è una differenza abissale. Togliamo ridonly. C'è una differenza abissale tra placeholder e value. Allora, vedete che placeholder è qui. E se scrivo mi mette per la prima volta il valore. Il nome invece me lo tiene se voglio, oppure lo posso modificare. Quindi il placeholder è un aiuto che vediamo qua quando il campo è vuoto, mentre invece il nome, cioè compilare automaticamente un campo con value, vuol dire che magari ha fatto uno step pre precedente in cui sappiamo già i suoi dati e li stiamo precompilando. Sono due differenze, quindi sono un aiuto contro la precompilazione. Allora, andiamo nel dettaglio e vediamo tutto quello che ho fatto così poi chiudiamo il video, dunque abbiamo un form con una action a salva dati php, mando con metodo post perché sono dati sensibili, non voglio che le persone lo vedano, ho fatto un fill set che ho chiamato dati anagrafici in, qua, in, qua, in cui chiedo tutti i dati, appunto anagrafici che mi servono, quindi nome, ho una label per il campo nome, e ho scritto nome, ho messo un valore preimpostato marco. Il campo è required. Non ho messo tutti i required, di solito dovrebbero essere quasi tutti i required, ma in questo caso, eh, per, eh, per variare, non ho fatto così. Il name è nome, quindi fa riferimento qua. Il type è text. Stessa cosa per cognome, anche se per ora l'ho disabilitato. Eh, ho messo un campo codice fiscale. Ok. Il campo codice fiscale è di tipo text, il nome è codice fiscale, ho messo un placeholder, è required, ma soprattutto ho messo una, una lunghezza massima di 16. Il codice fiscale è un codice uh, lungo 16 caratteri, quindi non possiamo metterne 17, se no non è valido. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E sono 16. Se volessi andare avanti vedete che non mi fa più scrivere perché ho raggiunto la lunghezza massima. Proseguiamo, andiamo con provincia di nascita. Qui abbiamo visto che è una select, ovviamente c'è il name c'è il valore vuoto per selezionare e poi ci sono i tre vari valori di province che, che ho messo, quindi Milano, Roma e Palermo. Si chiude la select, andiamo con la label per le l'email, input type email, quindi facendo solo così, ne potremmo mettere un placeholder magari, inserisci, inserisci una email valida, cosa del genere per aiutare l'utente, però basta il type email. Chiudiamo il fill set, apriamo il fill set, dati secondari, mettiamo con uno span un titolo per gli interessi. Ok, per aggregare tutte queste checkbox. Quindi abbiamo queste tre checkbox che sono tutte tipo checkbox, ID. Ok, abbiamo il name per ritrovare il, il campo, e abbiamo il valore. Questa è la cosa più importante, questa è già ceccata come prova. Proseguiamo, abbiamo label per il colore preferito. Quindi abbiamo il type color con colore preferito. Eccolo qua, colore preferito più il color picker. Dopodiché scendiamo e abbiamo label file aggiuntivi, input type file multiple perché possiamo selezionare più file. Dopodiché abbiamo span con, ho messo uno style giusto per sistemare un attimo il genere. E qua abbiamo una radio box. La radio box è diversa perché deve far riferimento allo stesso nome. Facendo riferimento, se fosse due cose diverse, vedete un po'. Due cose diverse, io potrei selezionare uno e l'altro, vedete? Quindi come si fa a fare o uno o l'altro? Devono essere tutti dello stesso nome, se non lo stesso nome solo un valore può passare, in questo caso il value m o f, ma ne mandiamo a schermo maschio o femmina. Chiudiamo, chiudiamo, abbiamo due input type, input type submit, quindi quello che ci manda a schermo, scusatemi, quello che ci uh, invia il form è quello che ce lo resetta, il valore qua che mettiamo di questo input type invece non riflette niente che è mandato perché sono degli input type per eh, tipo devono rappresentare dei bottoni quindi il valore qua può confondere rispetto a tutti gli altri valori qua semplicemente stiamo dicendo cosa scrivere eh, nel bottone quindi io vi ringrazio per essere rimasti con me noi ci vediamo adesso direi veramente al corso di html al corso di css salvo che io faccia altri video bonus fatemi sapere qualsiasi cosa ripeto ho gli abbonamenti aperti per sostenere il canale se volete io vi ringrazio alla prossima ciao ciao